Da quest'altro video appare una scena molto ma molto interessante. C'è l'attacco di tutte le corde nello strallo all'elemento E17, che è quello che è crollato di traverso nel ponte. Infatti sembra proprio l'innesto che sostiene come la parte terminale dello strallo l'elemento orizzontale in cui quei ferri che vedete sono dalla parte dei due vigili, sono quelli destinati al collegamento dell'elemento E17 con la parte estrema del ponte. Fu la causa del crollo? Questo infatti sembra il nodo in cui lo strallo si lega all'elemento E17 che finì per traverso staccandosi. Qui io vi ho ricostruito la scena della parte in cui lo strallo si inserisce con l'elemento E17, che è quello che è parte dello strallo strappato, mentre dall'altra parte c'è lo strallo che poi si spezzerà. Questo reperto è estremamente interessante, perché questo sembra proprio il nodo. Se questa parte si è strappata dal calcestruzzo, è perché è non la conseguenza di un ponte che si è rotto, di uno strallo che si è rotto, perché se lo strallo si fosse rotto, questo che qui vedete inserito in quel nodo, non avrebbe strappato il nodo, sarebbe crollato assieme al nodo. Invece qui c'è proprio la configurazione di una violenza che in questo elemento è avvenuto proprio per effetto della causa della rottura e non di un effetto. Perché tutto va combinato poi con il fatto che questo strallo, che si vede dalla parte giusta del ponte, se si è rotto, ha causato un sovraccarico nello strallo che lo equilibrava, il quale, rimasto solidale con il ponte, ha dato quello strattone che poi ha piegato la A dalla parte di noi che vediamo e l'elemento finale è stato proprio quello di un gigante che si è infine come messo a sedere. Questa è la scena come è stata mostrata in uno dei video della caduta a velocità naturale. Vedete esattamente gli stralli penzoloni e quello che avete visto è quello che poi è caduto e che abbiamo visto nella punta. Vi mostro ora la stessa scena rallentata e in modo che voi possiate analizzare tutto quello che ha fatto parte di questa caduta. Prima parte e crolla la parte della A da un lato e poi crolla la parte dell'altro lato. Questa scena è rivista perché il film la mostra due volte, una volta
l'ha ingrandita, l'ha vista più da vicino e in questa si può analizzare meglio tutto quello che è accaduto. Qui vedete il crollo della punta, l'ultima che è rimasta in piedi della A. Chi ha montato quella sequenza ha fatto un po' dei tagli. Io ho rimesso in fila tutta la sequenza e vedete prima che crolla la parte con gli strali attaccati, resta in piedi l'altra parte che crolla per seconda.